maggio ribaltiamo questa roba. Vinta lei. Che sta facendo la foto, ragazzi? Paderno Dugnano. Il 26 maggio Gianluca Bogani tenterà di portare alla vittoria un centrodestra mai così diviso nella città dei sette quartieri e per dare un segnale forte domenica mattina il vice premier Salvini è passato in città per incontrare il popolo leghista e le famiglie in uno scenario differente dai suoi soliti passaggi padernesi dove era sempre intervenuto al centro sportivo di Via Serra. Questa volta l'occasione era l'inaugurazione della sede del comitato elettorale della Lega con la presentazione dei candidati. Cosa chiederà al vice premier? Al vice premier non possiamo che chiedere la vicinanza dello Stato alla nostra città, come è sempre stato. Matteo è sempre vicino ai territori e lo dimostra anche oggi venendo qua, sostenendomi e portando quel messaggio di sicurezza, quel messaggio di solidarietà nei confronti di tutte le comunità. Grande Matteo, grazie che ci sei, con Paderno, con Matteo al nostro fianco sarà una sicura vittoria. Una parola va spesa necessariamente per questa polverizzazione del centrodestra a Paderno Dugnano, ovviamente. Fase di transizione, può starci, quali sono le sue impressioni? Ma io non vedo nessuna polverizzazione, il centrodestra è compatto e unito in continuità con Marco Alparone. Per quanto riguarda i prossimi 5 anni dell'Europa c'è una volontà di rimodulare ad esempio alcune parti come i finanziamenti ai paesi molto sviluppati grazie anche ai nostri contributi. Qual è il suo punto di vista? Il mio punto di vista è che l'Italia è un paese fondatore di questa Europa e merita rispetto, quel rispetto che i governi passati non sono riusciti ad ottenere dall'Europa e che i deputati italiani senza l'attaccamento alla maglia del territorio non sono stati capaci di ottenerlo. Perché se devo combattere la droga ci vuole un governo per combattere la droga. A proposito di vita reale sulle province, Di Maio ha detto che sono comunque un poltronificio. Grande Matteo! Se Di Maio mi spiega chi sistema le scuole e le strade, andiamo da amore d'accordo. Poi i 5 Stelle si mettessero d'accordo con loro stessi, perché altri viceministri dei 5 Stelle stanno lavorando per ridare forza alle province, quindi è un'ennesima situazione in cui i 5 Stelle devono decidere fra il sì, il no e il forse. Instagram è diventato fondamentale per il mondo politico, l'accusano di aver tolto Di Maio dai suoi contatti, sembra paradossale. Di Maio fra i contatti. Insomma, c'è una guerra dei nervi all'interno del governo? No, io sono assolutamente tranquillo e soddisfatto del mio lavoro. Tra gli argomenti sui quali si è soffermato in particolare Salvini c'è la lotta alla droga, un tema per il quale il ministro degli interni ha ribadito che non esistono droghe buone, non esiste la possibilità di una droga di Stato, ma solo derive inarrestabili che rovinano la vita dei giovanissimi e delle famiglie. Per il resto ha ribadito il desiderio di portare il governo a compimento completo, pur a fronte della fase dibattimentale non priva di nodi da sciogliere. Uno su tutti la TAV, che in caso di vittoria in Piemonte riceverebbe un impulso politico inequivocabile. C'è Fratelli d'Italia, c'è Forza Italia, c'è la Lega. Questo è il centrodestra di Paderno Dugnano, pronto a vincere perché la squadra vince e noi siamo determinati e sicuri di farcela. Nel caso in cui diventasse sindaco, quali sono le priorità dei prossimi 5 anni? Ma le nostre priorità sono il lavoro, continuare nel far crescere il lavoro nella nostra città, continuare il tema della sicurezza, quindi far crescere le telecamere, far crescere il controllo del vicinato, essere presenti sul territorio, governare il nostro territorio, poi il tema dell'ambiente, facciamo sempre più crescere il nostro ambiente perché le nostre comunità hanno bisogno di luoghi dove svagarsi. Poi c'è il tema della casa, dare risposta al bisogno abitativo per le nostre giovani coppie e i servizi sociali. Cominciato bene l'anno con Battisti. Stiamo lavorando, ci sono alcune indagini in corso e permettetemi di non entrare nel merito facendo nomi, cognomi, luoghi e tempi, però siamo fiduciosi che Battisti non sia un caso isolato. Ma è stato l'Espresso che parla di 3 milioni di euro che si sono volatilizzati da qualche parte in società vicine alla Lega, lei come replica? Non ho niente da replicare, fantasia. Ma la droga per esempio si annida anche nelle curve, lo dimostrano le recenti, nelle curve delle squadre, ma io lo voglio indagini.
Io la voglio combattere ovunque sia, nelle curve, nei giardinetti, nei parchetti, nelle case popolari, fuori dalle scuole, nei palazzi della politica. Andare avanti su tutti i temi che ho al Ministero, a partire da quello della lotta alla droga, che è un'emergenza nazionale. Spero non ci sia più nessun esponente politico, anche dei 5 Stelle, che parli di legalizzazione, liberalizzazione, distribuzione o Stato spacciatore, perché io, Ministro dell'Interno, uno Stato italiano che spaccia droga non ce l'ho in testa, non ce l'avrò mai in testa. Se l'Europa chiederà una nuova manovra? Da dove? Assolutamente no, l'Europa ci chiese la legge Fornero, io sono orgoglioso di aver cominciato a smontarla. L'Europa ci ha chiesto le clausole di salvaguardia per aumentare l'IVA, noi non aumenteremo l'IVA, costi quello che costi.